Buonasera a tutti, siamo online sul canale di Axis Mundi, io mi presento brevemente per chi ancora non mi conoscesse, sono Marco Maculotti, fondatore appunto di Axis Mundi, rivista online e cartacea, e Axis Mundi edizioni, eh, in cui si trattano i temi storia delle religioni, antropologia del sacro, esoterismo, folklore, letteratura del fantastico. Stasera abbiamo ospite Andrea Venanzoni che saluto subito. Grazie, grazie mille. Grazie Andrea di essere qui con noi stasera, grazie di aver accettato l'invito. Eh, adesso lo presenterò brevemente, attendendo che gli spettatori si connettano. Il libro che andiamo a presentare stasera è il seguente, Il Trono Oscuro, Magia, Potere e Tecnologia nel mondo contemporaneo. Questo è uno degli argomenti più caldi, diciamo, di questi ultimi mesi, o anche anni volendo. Il rapporto tra tecnologia, magia... E potere. Eh, Andrea, ho avuto il piacere di conoscerlo in altre occasioni, partecipazioni televisive, e mi fa piacere che abbia accettato l'invito stasera sul canale di Axis Mundi. Costituzionalista e segretario generale del Forum Nazionale delle Professioni, e autore di saggi apparsi sulle più rilevanti riviste di diritto pubblico e diritto delle nuove tecnologie. Scrive sul Sole 24 Ore, sul Foglio. Sulla rivista della Fondazione Leonardo, Civiltà delle Macchine. Collabora con le cattedre di diritto costituzionale e di diritto delle tecnologie e dell'informazione, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma III. Ancora grazie per essere qui con noi, Andrea. E saluto tutti gli spettatori, tutti coloro che ci seguiranno. E vi ricordo che potete intervenire in chat ponendo delle domande, inserendovi nel nostro dialogo. Eh, e allora a questo punto io presento il libro che eh, andiamo a presentare appunto stasera, Il trono oscuro, e leggo la quarta di copertina per presentarvelo al meglio. Intelligenza artificiale, robot, macchine a guida automatica, tutto fa pensare al progresso tecnologico, ma non potrebbe invece trattarsi di magia. Andrea Venanzoni ci invita a pensare allo sviluppo tecnologico come un antico incantesimo. Sul regno del progresso troneggia un idolo oscuro. I maghi sono tra noi. Politici, imprenditori amministratori delle più grandi aziende del mondo fanno segretamente ricorso alla potenza degli incantesimi e delle forze esoteriche. In questo libro, Andrea Venanzoni sostiene che tutto ciò è consentito proprio dall'esplosione del mondo digitale, in sé profondamente magico. Scienza, tecnologia e magia vengono solitamente considerati concetti escludenti tra loro. L'epoca nata dei lumi e dal trionfo della ragione non può accettare la resistenza, in numerose. Nicchie culturali del pensiero magico, dell'esoterismo, di incantesimi ed evocazioni, visti tutti come frutto di razionali superstizioni. Eppure molti dei concetti tecnologici hanno una radice magica, come gli insiemi algoritmici utilizzati per fini predittivi, o come la rete Internet, la cui concezione rimanda a idee come quella teologico-esoterica di No-Sfera. Al fine di questo libro, la Silicon Valley non ci apparirà più soltanto come un luogo di avanguardia tecnologica innovazione e successo, ma anche come una terra di maghi, oscuri incantesimi, santuari segreti e rituali pagani celebrati nel deserto. Ancora grazie Andrea per essere nostro ospite stasera e ti lascio la parola per introdurre al nostro pubblico questo tuo testo che presentiamo stasera. Grazie, grazie mille, è un piacere essere ospiti sul canale di Axis Mundi. E mh, due parole chiaramente su come nasce questo, questo volume, che è un libro certamente particolare anche per chiaramente, quella che è la casa editrice, perché è una casa editrice accademica ed istituzionale che negli ultimi, negli ultimi anni, grazie all'opera attenta di Daniele Rosa, che è il direttore editoriale, ha iniziato a pubblicare altri libri simili al mio diciamo prendendo uh, facendo prendere corpo anche in italia ad una tradizione che è quella del mondo accademico americano e o comunque dell'anglosfera dove certi argomenti vengano trattati in maniera istituzionale accademica estremamente seria eh, lontana diciamo dal sensazionalismo che in alcuni casi va a connotare delle eh, case editrici magari più mainstream quando si approcciano eh, all'occulto al di là quindi diciamo delle case editrici prettamente esoteriche estremamente serie ma chiaramente di nicchia legate ad un sapere di nicchia quando le case editrici mainstream passatemi il termine diciamo si approcciano a questi eh, argomenti molto spesso diciamo che slitta un po' il piede sulla frizione del sensazionalismo quindi l'idea tendenzialmente legata a questo libro era anche quello di Seguire una tradizione che, in, ripeto, in America con libri come Tech Gnosis di Eric Davis o Escape Velocity di Mark Derry, già a partire dagli anni 90, poi negli anni 2000, avevano iniziato a delineare un, un cammino. D'altronde non è un caso, come nel mondo anglo-americano, penso all'università di Exeter, o piuttosto che ad altri college in realtà americani, eh, vi siano dei master di studi in, in occultismo in realtà, e molto spesso all'interno di, di questi studi vi sia anche un non banale, una non banale attenzione sul, sulla tecnologia. Quindi eh, da un lato c'era l'idea di voler colmare un vuoto in Italia, soprattutto a livello diciamo, anche di mondo accademico. Il libro, come hai visto, è riccamente punteggiato di note ed abbiamo anche deciso diciamo, di, di ridurlo. In realtà era ancora più ponderoso sia nel, diciamo, nel corpo del testo sia dal punto di vista dei riferimenti eh, bibliografici. Dall'altro lato c'è un altro aspetto, cioè come nasce questo interesse? Nasce molto semplicemente dall'intersezione di due miei interessi. Uno, naturalmente, come hai detto leggendo la mia biografia, è quello prettamente accademico, legato alla ricerca accademica. Io mi occupo di diritto pubblico, ma in un special modo di eh, diritto pubblico e di regolazione giuridica delle nuove tecnologie, digitale, robotica, intelligenze artificiali. Dall'altro lato c'è cioè, naturalmente la mia grande passione, interesse e studio per quanto riguarda esoterismo e occultismo. E mi sono reso conto, diciamo, frequentando e analizzando questi due ambiti, eh, di eh, non banali punti di intersezione. In alcuni casi eh, si trattava diciamo, di elementi didascalici o metaforici, molto spesso anche per, utilizza, per mh, diciamo, descrivere nuove tecnologie particolarmente complesse o anche la stessa rete sono state storicamente utilizzate una serie di, di metafore dal feudalesimo digitale a internet come frontiera richiamando ed evocando la frontiera eh, la frontiera americana gli stessi Hacker molto spesso diciamo hanno utilizzato nel loro linguaggio eh, dei termini e dei lemmi che sono direttamente riconducibili alla sapienza occulta c'era negli anni 90 è stato pubblicato il New Hacker Dictionary che è in realtà eh, completamente pieno di termini che eh, derivano dalla eh, sapienza sumera piuttosto che dalla dalla e via dicendo quindi in realtà c'erano degli interessi non, non banali, lo stesso William Gibson, come sottolineo nel libro, che è l'inventore del, del cyberspazio come concetto e come parola, punteggia tutta la trilogia dello Sprawl che è chiaramente il i suoi tre capolavori assoluti, ma anche Spook Country, che è molto più recente del 2007, con dei riferimenti al voodoo. Eh, riferimenti poi non banali, eh, nel senso che non stiamo parlando semplicemente della, della bamboletta con le spine, no, in realtà proprio dal punto di vista diciamo, di una sapienza eh, ancestrale con eh, un non banale utilizzo del, dei loa, soprattutto di Papa Legba, che è il loa dei sentieri, quindi da cui Internet Autostrada dell'Informazione, tutto si tiene da questo punto di vista. E quindi mi sono reso conto in realtà che molto spesso questi termini non erano semplicemente metaforici. Per quanto come insegnava sia George Lakoff, che è il padre del concetto di metafora concettuale sia Wittgenstein secondo il quale le parole sono azioni, in realtà anche quando noi facciamo una scelta di campo semantico, quando utilizziamo certi termini, quella scelta non è mai del tutto neutrale. Anche se io sto utilizzando in maniera didascalica un termine, nel momento stesso in cui sto, lo sto utilizzando, io sto comunque dando corpo e sangue a quel termine. È il classico caso appunto della, della frontiera digitale e la frontiera, come insegnava Madame Blavaschi, era un luogo di trasformazione, la frontiera dei pionieri qualcosa di profondamente mistico, tanto c'è un bellissimo libro della Fulgur Enchanted Modernities, che è un libro sulla frontiera americana nelle lettere di Madame Blavaschi, quindi il rapporto tra la frontiera americana e questo concetto di trasformazione, che è uno diciamo, degli snodi, dei punti di contatto che io ho ritenuto essenziale all'interno di questo percorso, sono due tecnologia e magia come elementi simbiotici per superare i limiti, per divellere ed abbattere i limiti. E dall'altro lato il concetto stesso di trasformazione. Una trasformazione diciamo sempre più radicale che io poi ho sussunto nel libro riprendendo il pensiero di persone che sono dei fisici, da Archibald Wheeler a Giorgio Parisi. Giorgio Parisi, il premio Nobel della fisica, nel 2016, in un'intervista che è ancora reperibile sull'inchiesta, quindi online, eh, sosteneva come il... Linguaggio della nuova fisica, della fisica quantistica piuttosto che della teoria del caos che punteggia la matematica e che dagli anni '90 è diventata molto famosa anche per l'utilizzo cinematografico, che ne è stata fatta. Basti pensare a Jurassic Park, nel, nella quale viene richiamata più volte, e da quel punto di vista, in realtà, queste scienze hanno iniziato a parlare un linguaggio che sembrava sempre più iniziatico. E non a caso sono state poi trasfuse all'interno di dispositivi puramente magici, come è il caso della Chaos Magic, che cito e che diciamo, compone una parte essenziale del, del libro. E qui io mi taccio nella presentazione e nella fenomenologia del libro. Ecco, no, giustamente nomini la Chaos Magic, nomini anche più in generale la Magic novecentesca, quindi Telema, Crowley, Osnira eh, Osman Sperr, di cui tra l'altro anticipiamo al pubblico. Che nei giorni prossimi verrà pubblicato un tuo articolo sul sito di Axis Mundi, quasi un saggio per la lunghezza in realtà molto interessante. Quindi avremo modo anche di parlare di questi personaggi stasera o di Kenneth Grant. Eh, hai già nominato eh, Eric Davis, con cui ho avuto un piacere di fare una diretta, tra l'altro, due anni fa su Axis Mundi, eh, autore di Tecnognosis, appunto. Eh, la mente illuminata di cui, con cui abbiamo parlato di letteratura del fantastico, esoterismo, tecnologia, eh, e di come appunto questa è una delle tematiche del tuo libro e una delle tematiche appunto eh, della diretta che avevo fatto con Eric Davis. Eh, quando noi parliamo di fenomeni moderni o ancora meglio post moderni eh, dimentichiamo comunque che il, la forma mentis, diciamo così, collettiva dell'umanità. È strettamente legato a un'interpretazione quantomeno parareligiosa eh, di questi filoni di pensiero, anche laddove possono sembrare apparentemente profani, del tutto profani, come dimostrò anche Mircea Eliade, che tu citi a questo proposito nel tuo libro, eh, dimostrò come appunto anche i filoni di pensiero, le ideologie più eh, antireligiose possiamo dire, più profane, appunto, più materialistiche, in realtà eh, siano fondate su una struttura appunto parareligiosa, il termine che usò eh, Oswald Spengler per definire queste realtà è quello di seconda religiosità. E in questo, a questo riguardo la tecnologia, il transumanesimo soprattutto in tutti i vari filoni che andremo ad analizzare brevemente stasera, eh, sembrano essere la seconda religiosità per eccellenza del, del nuovo millennio. Eh, quindi io inizierei anche eh, anche parlando della Silicon Valley, di cui tra l'altro in questi giorni abbiamo ricevuto delle notizie abbastanza allarmanti dal punto di vista finanziario, economico, eh, ma io ti chiederei appunto di introdurre questo argomento mostrando appunto eh, l'ambiente della Silicon Valley e come tecnologia, magia, esoterismo eh, appunto si annidino anche dietro questi filoni di pensiero che apparentemente sembrano del tutto tecnici, razionalistici o materialistici? Allora, diciamo che chiaramente gli Stati Uniti sono un, pa un paese estremamente eh, particolare perché hanno un processo culturale e storico di nation building che in una certa misura è largamente irrisolto, perché sono un paese giovanissimo, ma che eh, anela a darsi una storia eh, antica e prestigiosa. Non è un caso che gli americani abbiano l'ossessione per le identità e per le radici. A differenza di un italiano, di un francese, di un tedesco, l'americano sarà sempre eh, estremamente attento e pronto a dire quali sono le sue radici, che siano indiane, che siano italiane, che siano norvegesi. La Silicon Valley da questo punto di vista rappresenta una estrema particolarità, perché la Silicon Valley da un lato si situa nel estremo di quella che prima appunto ho chiamato la frontiera. La California. La California è probabilmente tra tutti gli stati che punteggiano e compongono l'Unione degli Stati Uniti il più particolare, perché è l'estremo lembo di terra davanti a cui si stende l'oceano a simboleggiare la finitudine della corsa dei settlers e dei pionieri che dopo aver sciamato sempre più verso Occidente in questo moto di eh, trasformazione, di costruzione del paese, arrivano davanti all'oceano che in una certa misura rappresenta il, la fine di eh, questa sorta di eh, propulsione vis Espansiva. Ed è la fine, e allo stesso tempo, l'inizio, perché chiaramente um, anche nella cosiddetta dottrina del, detri, del destino manifesto, che venne coniata proprio negli anni di, in cui i settlers sciamavano attraverso le grandi praterie dell'Europa del, degli Stati Uniti centrali, fino appunto alla California, eh, questa dottrina sarebbe poi diventata in una certa misura, ed è una dottrina estremamente messianica nei suoi allineamenti, sarebbe mh, finita per corroborare quello che. Viene definito eh, magari anche in maniera tecnica l'imperialismo americano, cioè questa vista espansiva non più legata alla frontiera e quindi non più legata alla, eh, diciamo ai confini e alla finitudine degli Stati Uniti, ma a qualcosa che al contrario avrebbe portato la identità americana. Fuori, in realtà, nel, anche dal punto di vista giuridico è molto particolare la storia della frontiera ed è molto legata anche a ciò che sarebbe divenuta la Silicon Valley perché ci sono una serie di sentenze del, dell'Ottocento, della Corte Suprema, che si basavano esattamente su questi presupposti, cioè su quali fossero i confini reali degli Stati Uniti, o meglio, se gli Stati Uniti avessero dei confini. C'era cioè, già questa sorta di vocazione messianica all'universalismo, eh, qualche cosa che trascendeva diciamo anche i limiti della dottrina giuridica, della politologia e che finivano appunto per incarnare un elemento eh, universalistico. Tu hai detto bene prima c'è cioè un aspetto, cioè un afflato di nuova religiosità che molto spesso finisce per innervare anche quanto sembra in apparenza del tutto privo di spiritualità. Il caso più eclatante è l'Unione Sovietica con il cosmismo e con quello che poi alla fine era una sorta di prometeismo teurgico, cioè la, dal romanzo Stella Rossa di Bogdanov, ma ancora prima, chiaramente con Fedorov, le dottrine prettamente cosmiste. Il cosmismo si è diffuso anche in California, quindi con queste reciproche ibridazioni attraverso l'operato dell'Esalen Institute. Ma in realtà lì si è venuto a creare una sorta di quello che Francesco Dimitri definiva il comunismo magico. Perché poi, nei fatti, l'idea di questa conquista, di questa colonizzazione del, dello spazio eh, era legato sempre ad un'idea chiaramente di espansione del socialismo reale. Ma sempre con questa idea di un bene comune da declinarsi in chiave. Prometeica e chiaramente anche in maniera cosmogonica. Quindi, in realtà, anche ciò che sembrava, in, apparente, in apparenza, l'assoluta negazione della spiritualità della trascendenza, aveva innegabilmente un suo afflato spirituale, perché è un elemento irrinunciabile di qualunque cultura che voglia definirsi anche civiltà. Questo è un dato assolutamente ineliminabile, e la Silicon Valley si autorappresenta come una civiltà ed ha quindi necessità, una necessità strutturale, ontologica, e in una certa misura ne ha, la utilizza come proprio statuto epistemologico, quello di darsi una propria cultura esoterica. E la California, da questo punto di vista, anche per la sua storia. Per il fatto che, comunque, dagli anni '50 e gli anni '60, è stata anche la patria del beat, della beat generation, che in una certa misura ha dato una lettura molto pop del buddismo, del, dello zen e via dicendo, eh, è stata chiaramente anche la patria della cultura psichedelica, con Timothy Liri, che poi, non a caso, si è convertito eh, e alla Chaos magic e anche diciamo, alla cultura digitale, formulando il concetto di cyberdelia. C'è un, eh, un libro in cui, appunto, che è caos and Cyber nella quale Timoteo Liri coniuga questi elementi. Quindi la Silicon Valley da questo punto di vista germoglia da un tessuto culturale che senza ombra di dubbio alcuno era il più fecondo in assoluto per poter diciamo, determinare questa sorta di non-luogo che poi eh, si espande come una sorta diciamo, di, di, di mappa psicogeografica. Perché il punto è che la Silicon Valley noi tendiamo a considerarla in termini o finanziari o in termini geografici, ma in realtà è una sorta di infrastruttura culturale che si autoreplica a livello mondiale perché gran parte delle aziende della Silicon Valley poi in realtà sono dislocate nel sud-est asiatico dove vengono realizzate eh, le componenti dei device tecnologici che noi utilizziamo molto spesso delle aziende che sono nate e germogliate nella Silicon Valley fisiche in realtà non hanno più neanche la sede all'interno della Silicon Valley, ma lo stesso Musk in realtà si sta espandendo molto fuori. Tra l'altro la Silicon Valley produce anche una sorta di vampirismo eh, urbanistico perché la Silicon Valley tende a spostarsi proprio fisicamente, ciò che si lascia dietro sono rovine, eh, non in senso metaforico, ci sono una... gli studi di Mike Davis ad esempio che scomparso, un grande sociologo, sia pur marxista, però un grande sociologo americano, californiano, che ha dedicato degli importanti studi a Los Angeles, l'urbanistica dal punto di vista sociale, e che ha dedicato delle interessanti pagine chiaramente a come la Silicon Valley, avanzando, tenda poi tendenzialmente ad erodere il tessuto e lo erode sia in senso fisico urbanistico, ma in una certa misura chiaramente anche dal punto di vista... Um, culturale ed esoterico perché è una sorta di agglomerato ricombinante che utilizza tutto senza avere poi in realtà delle proprie convinzioni ci sono dei titani del web che hanno formulato una propria visione e via dicendo però poi tendenzialmente gran parte delle dottrine che vengono metabolizzate o fagocitate dalla silicon valley vengono molto spesso ridotte anche ad orpelli di eh, marketing un marketing molto evoluto perché pensiamo al discorso assolutamente epocale dei dati personali e dell'utilizzo che eh, i grandi, le grandi piattaforme digitali fanno dei dati. Io prima quando ho parlato del cyberpunk oh, e di, di William Gibson ho parlato ad esempio dell'attenzione che Gibson ha sempre posto nei confronti del voodoo. Ma eh, uno degli aspetti piuttosto divertenti nell'analizzare anche dal punto di vista del proprio societario le, le grandi piattaforme digitali è che molte di queste per la profilazione dei dati utilizzano dei sistemi algoritmici che prendono il nome di voodoo data dolls, quindi proprio di bambole voodoo basate sui dati che è un qualche cosa che da un lato sembra avere un eco nella teorizzazione sociologica dei fattici di Latour, questa sorta di triangolazione tra noi, i nostri dati e la piattaforma che diventa la sorta di demiurgo che riesce in una certa misura ad azionarci al di là della nostra volontà utilizzando la nostra volontà subconscia, perché noi quando utilizziamo delle piattaforme lasciamo una serie di dati così eh, massivi, ma soprattutto molto spesso a distanza di tempo, per cui molto spesso non ci ricordiamo nemmeno noi stessi delle ricerche che abbiamo fatto, la piattaforma non dimentica in realtà tutto ciò che noi abbiamo cercato, acquistato eh, o anche semplicemente visto per baglio, in realtà sta lì e noi veniamo sistematicamente profilati quindi non si tratta più di un sistema diciamo algoritmico meramente predittivo per eh, verificare ah, sulla base di inferenze statistiche che cosa noi possiamo comprare ma si comincia a parlare di una sorta di manipolazione quindi è la piattaforma che inizia ad entrarci dentro e il modello su Silicon Valley è già entrato anche all'interno delle forme partito grandi, i grandi partiti quando noi c'è cioè una, una forma diciamo, del partito piattaforma di cui parla Paolo Gerbaudo, il partito digitale. Il partito digitale comunque eh, ricalca tendenzialmente, sia pure in piccolo, ma comunque attraverso chiaramente dinamiche politiche, le grandi, le grandi piattaforme. E naturalmente quando utilizziamo questi strumenti, che esattamente come le metafore non sono neutri nel loro utilizzo perché tutti hanno un loro codice, codice nel senso formulato da Lawrence Lessig, cioè il codice tecnico che è stato impostato ex ante dai eh, programmatori, dagli sviluppatori. E non è mai neutrale perché ha sempre comunque delle preferenze. Quando si parla, ad esempio, anche dell'agenda politica delle piattaforme, è chiaro che gli algoritmi sono settati sulla base di determinate preferenze che sono quelle del, degli sviluppatori o dei patron delle grandi piattaforme digitali. Certi contenuti vengono visti in maniera molto più massiva, altri contenuti non vengono visti in assoluto. Quindi è evidente che esattamente come può esistere un partito piattaforma, può esistere, in realtà secondo me esiste, anche una sorta di religione piattaforma. Ci sono delle chiese che si sono appoggiate al, alle piattaforme digitali, esattamente come dei governi per processi costituenti, al caso dell'Islanda, si sono appoggiati a piattaforme. Cioè L'Islanda nel 2011 ha cercato di riformare la, la sua Costituzione attraverso Facebook, ha utilizzato come assemblea costituente Facebook fallendo miseramente. Quindi è assolutamente evidente come queste piattaforme poi tendenzialmente finiscano anche per modellare il sentimento religioso. Ma per modellarlo chiaramente secondo quelli che sono i loro, i loro interessi. E poi c'è chiaramente il dato biografico dei grandi patron del digitale, da Steve Jobs a Zuckerberg. Tutti hanno avuto non banali interessi legati a forme anche spesso radicali di religiosità, da, dallo zen di scuola soto al caso di Jobs a comunque le visite in India. A da partire dal 74 dello stesso Jobs, poi nel 2004 Zuckerberg, sempre su consiglio di Steve Jobs. Quindi c'è una sorta di circolarità anche dei riferimenti culturali. C'è l'Esalen Institute, che, commentavo prima, che citavo prima, che è questo istituto a Big Sur fondato da ricercatori di Stanford, che poi ha iniziato ad affrontare in maniera non banale eh, dottrine esoteriche, lo stesso cosmismo. Hanno tenuto un ciclo di seminari sul cosmismo a cui ha partecipato lo stesso Elon Musk. Quindi è anche verosimile pensare che la grande attenzione di Musk nei confronti della colonizzazione del cielo. Abbia dei non banali uh, riferimenti, delle radici, degli addentellati che comunque che rimontano anche al, al cosmismo. Ecco, tu ci già, hai già menzionato un sacco di concetti che andremo ad analizzare adesso con calma, inizio già a metterne qualcuno sul fuoco. Eh, L'importanza dell'algoritmo e, e i suoi le sue conseguenze nei confronti dell'individuo dell della centratura dell'individuo per così dire addirittura una delle correnti dei filoni di pensiero transumanisti è quello che si chiama il datismo eh, anche tu parli nel libro di, questo, di questa corrente eh, coloro che seguono il datismo sono convinti che la scelta dell'essere umano individuale diventerà nel giro di qualche anno obsoleta, eh, l'essere umano dovrà prendere le proprie scelte come che lavoro fare, che persona sposare e via dicendo, grazie all'algoritmo, per quello che dice l'algoritmo, eh, si giunge così a una spersonalizzazione totale dell'individuo. Tu giustamente prima menzionavi Timothy Leary della scuola di Berkeley, eh, dei rapporti tra psichedelia, magia e tecnologia, eh, e, e cyberspazio, eh, però anche lì, anche a Berkeley, c'erano delle scuole contrastanti, per esempio Terence McKenna, che predilisse l'elemento psichedelico, l'elemento religioso, sacro e ehm, a suo parere l'essere umano non avrebbe potuto raggiungere la salvezza, diciamo così, eh, solo grazie alla tecnologia, solo grazie a questi nuovi strumenti e qui allora eh, c'è un punto molto importante, secondo me, quello della singolarità. La singolarità che può essere tecnologica come nel caso eh, dei filoni transumanisti e la singolarità che dal punto di vista di McKenna invece era più simile eh, al punto omega di eh, Teilhard de Chardin cioè un elemento che trascina la storia verso la sua conclusione scatologica eh, però questo elemento è sacro è, è, è divino dal punto di vista invece transumanista la singolarità avverrà quando uomo e macchina saranno ormai inseparabili al punto che l'essere umano non avrà più un'anima per così dire eh, umana troppo umana, ma anzi, eh, utilizzerà questi come in un incubo cronenbergiano che menzioniamo, visto che oggi è pure il compleanno, David Cronenberg compie 80 anni oggi e lui è stato uno dei registi cinematografici che secondo me ha anticipato meglio questo tipo di tematiche? Anche i lati più sinistri, più inquietanti. Eh, quindi, ecco, eh, la domanda che ti vorrei porre adesso è: in che modo secondo te queste? Eh, visioni parareligiose, come dici, te hanno anche un fondo escatologico in qualche senso, ma eh, di che tipo di escatologia si sta parlando? Una escatologia di salvezza per l'individuo? Ci sono eh, delle possibilità di individuazione dell'individuo, eh, di, della dimensione verticale? Quindi, oppure si rimane solo a questa dimensione fluida, orizzontale, in cui l'individuo perde la sua, addirittura la sua individualità, la sua possibilità di scelta? e eh, lascia sempre più fare alle macchine, al, alla tecnologia. Qual è il tuo punto di vista? Guarda, è stato pubblicato proprio in questi giorni un altro libro della Lewis University Press di Douglas Rushkoff che riguarda l'ossessione escatologica dei grandi magnati del, del digitale o comunque statunitensi sull'idea di doversi salvare a fronte di quella che loro ritengono sia un'imminente apocalisse. Che sia legata all'inquinamento ambientale o che sia legata a un conflitto nucleare o che sia legata appunto ad un impazzimento collettivo della, eh, della tecnologia, quindi diciamo con scenari distopici alla, alla Terra il Minator, eh, nel cuore della Silicon Valley, ma non solo della Silicon Valley, eh, molti ricchi, benestanti, uomini d'azienda hanno iniziato a coltivare diciamo, una, for una forma di escapismo che sia il trincerarsi in isole. Uh, completamente desertiche, trasformate in fortezza o diciamo, mh, cercare di uh, riuscire ad arrivare tecnologicamente al terraforming e quindi migrare fuori dal, uh, dal, uh, dallo spazio all'interno quindi di pianeti da colonizzare. Un'idea che sembra in apparenza folle ma che ha una sostanza che è quella legata all'idea, secondo queste persone, che il mondo si stia uh, a, si accelerando e si stia arrivando tendenzialmente alla sua distruzione. C'è un altro filone culturale che io cito e che chiaramente dobbiamo citare quando si parla di alta tecnologia e che ha anche in questo caso diciamo, delle, eh, degli addentellati assolutamente organici con eh, l'esoterismo ed è quello dell'accelerazionismo. L'accelerazionismo, chiaramente, che nasce all'Università eh, di Warwick, anche se in maniera diciamo, collaterale ed obbligo rispetto all'Accademia, è una eh, dottrina estremamente articolata e complessa, formulata da Nick Land e poi ripresa chiaramente... Da altri eh, pensatori e filosofi che ha tendenzialmente due declinazioni genericamente. Possiamo definire una di destra e una di sinistra, eh, quella di destra tendenzialmente, ormai l'And l'ha definita l'illuminismo oscuro. Ma da questo punto di vista hanno un aspetto che è quello della inevitabilità della catastrofe, in una certa misura però da propiziarsi, perché poi l'accelerazionismo prende il nome dalla necessità di accelerare fino al parossismo, quasi in maniera la polvirilio, quello che è l'orizzonte negativo dei dispositivi di produzione che è un aspetto tendenzialmente anche di trasmutazione, poi alla fine se andiamo a vedere, anche qui c'è il concetto di trasmutazione e trasformazione che già trovavamo nella frontiera. Il punto secondo me pericoloso di queste forme di divisione, tu prima parlavi appunto della singolarità, la singolarità nel pensiero transumanista, penso chiaramente al pensiero di Ray Kurzweil, eh, che è un ingegnere di, di Google, nonché uno dei personaggi storici, diciamo, del transumanesimo nella sua declinazione della Silicon Valley, è una forma utopica per cui l'accelerazione anche in questo caso del. Progresso tecnologico tendenzialmente finirà per innervare i dispositivi tecnologici di una forma di intelligenza che sarà poi alla fine superiore eh, rispetto a quella umana. Quindi, da questo punto di vista, la singolarità coinciderà con il trionfo della macchina. Ed è una visione pericolosa perché, in una certa misura, riprende tutto quel filone del socialismo utopico all'Herbert George Wells. Perché poi eh, non è un caso che il transumanesimo sia particolarmente diffuso. E in Russia e negli Stati Uniti, perché pur nelle varie differenze concettuali, è un pensiero tipicamente, strutturalmente collettivistico, perché nel transumanesimo non c'è il problema, non c'è la questione soltanto del miglioramento individuale, ma c'è sempre al contrario una visione del mondo che viene appunto universalisticamente riversata sulla condizione umana. I guru della Silicon Valley, da Peter Thiel a chiaramente i proprietari e gli amministratori delegati di Google e via dicendo, non hanno mai semplicemente un tema legato alla loro esistenza o al voler diventare immortali attraverso la parabiosis, quindi questi rituali, diciamo, labbatori, che tendenzialmente è il lavaggio, il lavaggio del sangue, gli studi sulla criogenizzazione, e gli studi di De Grey sul tentativo di rallentare in tutti i modi l'insorgere eh, di malattie o comunque l'invecchiamento, ma in realtà vengono sempre proiettati al di là dell'individuo, sempre sull'umanità, su tutto il mondo ed è evidente che finisce per essere un pensiero pericoloso perché inevitabilmente ha una sorta di, um, di struttura messianica molto kitsch, um, iperaccelerata, legata a fenomeni chiaramente sempre tendenzialmente commerciali, superficiale poi tendenzialmente perché comunque prende tutta una serie di fattori che hanno le loro tradizioni estremamente complesse ed articolate, ma li estrapola e ne fa un patchwork. Una sorta di pericolosissimo post al market della spiritualità tecnologica che però poi alla fine come risultante eh, ultima ha quella poi tendenzialmente della eredicazione del fattore umano e del fattore spirituale perché poi alla fine ciò che crea è semplicemente un, il deserto, cioè l'avanzare del, del deserto, che notava Baudrillard percorrendo gli Stati Uniti ed arrivando in, in California. Baudrillard in America scriveva che la California era un ologramma, cioè una copia che originava da nessun originale. L'umanità e la spiritualità immaginate dalla Silicon Valley e dal transumanismo sono esattamente la stessa cosa, è un ologramma, cioè una copia che origina assolutamente da nessun originale. E quindi è secondo me, ripeto, un pensiero collettivistico mh, che ha poco a che vedere, diciamo, con l'elevazione individuale, poco a che vedere con una conoscenza reale, ma in realtà è una forma di conoscenza spuria da questo punto di vista, e eh, senza ombra di dubbio, ribadisco. Perico pericoloso sul lungo periodo anche chiaramente alla luce di quello che è il potere e la disponibilità finanziaria di eh, questi magnati, delle loro piattaforme che molto spesso sopravanzano gli stessi stati per auto-evidenti diciamo regioni Ecco, un altro dei temi che tu hai già sottolineato e, e vorrei parlare di questo perché lo trovo molto importante, è un processo di, per così dire, delocalizzazione o deterritorializ deterritorializzazione non solo degli organismi statali e decisionali e di potere, che questo è un grosso argomento già con le grandi compagnie high tech che diventano sempre più potenti, sempre più degli stati eh, singoli e via dicendo, ma proprio anche una delocalizzazione dell'individuo, cioè eh, da persona cosiddetta reale eh, si passa a una persona virtuale, ciò che è reale è virtuale. Questo è un concetto. Eh, che noi già li troviamo in Cronenberg appunto che abbiamo già menzionato eh, in Videodromo anche nel film Existence che eh, veramente sembra fatto oggi da quanto eh, ha guardato profeticamente nel tempo e mh, io trovo quando ho analizzato questo, questo argomento in articoli passati eh, ho menzionato quanto diceva Ernest Junger eh, nella sua opera Al muro del tempo eh, a riguardo della cosiddetta scomparsa dei confini eh, questo venir meno del nomos che appunto si riflette sia su profili geografici territoriali ma proprio anche nel senso di eh, confini eh, ontologici diciamo così e quindi la persona che eh, in questa crisi individuale eh, si passa appunto da essere una persona reale a una persona virtuale e, e, e c'è una confusione dei due piani che secondo me veramente può creare dei mh, delle conseguenze molto sinistre proprio a livello eh, psichico o animico, per così dire, un po' esot esotericamente. Eh, si può vedere, secondo te, questa, eh, questa corrispondenza su due piani, quello collettivo della società liquida e quello del singolo che appunto mh, perde sempre più di vista forse la sua, eh, il suo centro come persona reale per diventare, per smaterializzarsi sempre più ecco, in questa rete in questo cyber, cyberspazio in questa nosfera ehm, in questo metaverso poi tra poco tra l'altro ma ehm, guarda per quanto riguarda poi diciamo le, le analisi descrittive della società digitale e della globalizzazione perché poi ne infatti le due cose vanno, vanno anche di pari passo perché chiaramente la digitalizzazione è stato senza ombra di dubbio attraverso la finanziarizzazione anche dell'economia uno degli aspetti che hanno sospinto e radicalizzato ancora di più la globalizzazione tanto che ormai si parla comunemente anche di iperglobalizzazione. Eh, C'è stato un rifiorire di tutti quegli studi eh, che erano propri del cosiddetto pensiero della crisi sviluppato negli anni 30, Junger certamente, Heidegger, ma ad esempio, soprattutto Carl Schmidt. Carl Schmidt, in realtà, già in terra e in mare, con l'idea di questa contrapposizione tra il potere, il regno terricolo e l'evanescenza comunque oceanica delle rotte oceaniche di questo fluire, ha ah, in realtà ha formulato una serie di, di concetti, poi riprendendo chiaramente Francisco De Vittoria, Grotz e via dicendo, su cui oggi proprio in chiave digitale ci sono tutta una serie di di saggi, tanto c'è un bellissimo saggio di Tamfart che eh, legge Francisco De Vittoria parlando di Nomos del cyberspazio. E il punto è esattamente questo, cioè la famosa contrapposizione tra l'ortung e l'ortung che formulava Schmidt. Ha senso ancora oggi, il problema è che il punto è che in realtà ha ancora senso, chiaramente attualizzato a quello che è il digitale. Il confine è qualcosa di statico, è un punto. La frontiera, al contrario, esattamente come il cyberspazio, non è un punto. È qualcosa di liquido che avanza ma che può essere abitato. Non a caso nel processo di nation building americano, la frontiera non è semplicemente un limite geografico che veniva superato, ma in realtà era uno spazio uno spazio con le proprie regole autonormate, con i propri codici espressivi e culturali e questo in realtà è quello che avviene chiaramente anche all'interno del cyberspazio. Il punto chiaramente è che da un lato l'individuo può essere in balia di se stesso come se venisse veramente eh, posseduto dalle regole tecniche. Perché noi, quando aderiamo ad una piattaforma digitale, utilizziamo un determinato codice, ma anche un device tecnico. Eh, stiamo comunque utilizzando e stiamo entrando in contatto con quello che è il codice tecnico di, quel, di quell'elemento. E quindi, diciamo, niccianamente, esattamente come noi stiamo guardando all'interno di quel device, quel device sta guardando dentro di noi. Ed è molto più plausibile ritenere che quel device sia molto più attrezzato per guardare e scandagliarci dentro in maniera molto più diciamo capillare d'analitica di quanto noi possiamo fare per riuscire a, a conoscere del, degli elementi tecnici. Soltanto negli ultimi tempi ad esempio si è posto il problema dei cosiddetti assistenti digitali da Alexa, Siri e via dicendo il fatto che poi tendenzialmente non solo accumulano i nostri dati ma e ci possono profilare, ma molto spesso in realtà ci spiano. Cioè, molto spesso in realtà il fatto anche che comunque eh, gli smartphone non possano poi tendenzialmente essere spenti, è molto molto difficile spegnere, o no? comunque anche culturalmente non siamo portati a spegnerlo, lo teniamo quasi sempre acceso. Noi molto spesso veniamo captati dal nostro stesso smartphone. Non è un caso che chiunque si occupi diciamo di intelligence o di polizia giudiziaria sa perfettamente che intercettare uno smartphone è quanto di più semplice venga utilizzato. Non è un caso che un un certo genere di criminalità faccia ricorso a delle tecnologie molto molto meno sofisticate anche dal punto di vista, diciamo, dei cellulari. Quindi è evidente che noi in realtà eh, finiamo per essere posseduti proprio dal punto di vista. Metafisico in realtà, ma anche dal punto di vista empirico e tecnologico, dalla, da questa stessa tecnologia. Quindi, io ehm, sono d'accordo sulla riattualizzazione di quelli che erano poi dei codici ehm, giuridici culturali che si sono sedimentati nel corso del dibattito degli anni 30. Non è un caso, ribadisco, questo l'ho detto nel libro. Lo, ci tengo sempre a sottolinearlo, il grande revival esoterico si situa in due secoli che sono i secoli maggiormente contraddistinti dall'irruzione della tecnologia: l'Ottocento, che è il secolo della rivoluzione industriale, del socialismo scientifico, del positivismo, e il Novecento, che è il secolo per eccellenza della tecnica e dell'irruzione delle masse sul palcoscenico della politica e della storia. Entrambi questi secoli sono punteggiati da un fortissimo revival esoterico. Perché ci sono degli elementi di congiunzione eh, chiarissima, netta, esattamente come adesso ho visto che è stato pubblicato un altro libro su Monteverità. Monteverità era un proto. Un proto Burning Man, certamente diciamo di altro spessore, perché comunque era frequentato da Hermann Hesse da Carl Gustav Jung, da Kropotkin, e via dicendo: una sorta di patria metafisica della teosofia, eh, dove venivano praticati alcune forme di, di buddismo, c'era cioè, Casa Anatta che prendeva il suo, eh, il suo nome dal concetto della Natman, eh, e via dicendo. Un luogo di artisti che poi in una certa misura ha, ha rappresentato una dis un dispositivo di produzione culturale che ha poi alla fine comunque è svolto una funzione estremamente articolata nell'influenzare la cultura di quel, di quel tempo, come il Burning Man in maniera un po' più superficiale influenza diciamo, pseudo-metafisicamente la cultura eh, contemporanea. E il confine quindi in realtà molto spesso ci viene cesellato sulla carne, ecco, e quindi diciamo diciamo anche metafora cronenbergiana per celebrarlo, ma ci viene veramente cucito nelle carni dalle stesse piattaforme. E molto spesso il confine non è più territoriale, ma molto spesso è legato all'interesse. Molto spesso ci sono delle aggregazioni che non sono più territoriali, non sono più legate all'identità culturale, ma sono legate a degli interessi. Da questo punto di vista la deterritorializzazione, diciamo, che è un elemento eh, fondamentale. Eh, prima ho citato l'accelerazionismo, uno eh, degli spunti fondanti del pensiero di Land, oltre a Bataille chiaramente, perché il primo libro di Land è bellissimo, eh, scarsamente letto: The Thirst for Annihilation. Ma in realtà, successivamente, Land inizia a sposare il concetto di deteriorizzazione psichica eh, tipica di eh, Deleuze e di Guattari, che formulano chiaramente in mille piani. E questo aspetto è particolarmente rilevante perché mh, il confine noi chiaramente siamo dal punto di vista, eh, diciamo, politico, eh, sempre mh, inclini a considerarlo dal punto di vista geopolitico, poi soprattutto adesso, chiaramente, anche con quello che sta avvenendo nel cuore del, dell'Europa. Ma eh, molto spesso in realtà il confine è puramente psichico. Le stesse culture in realtà hanno dei dispositivi che sono prettamente psichici. E quindi, nel momento in cui non c'è più un'aderenza ad un territorio, un territorio psichico, da questo punto di vista c'è un continuo maelstrom, una sorta di circolarità diciamo magmatica ed oceanica, e torniamo appunto a Schmidt. Che però chiaramente è facilmente manipolabile. Chi allora, ha... mi fa piacere... Scusami, mi fa piacere sì. che hai nominato questa parola oceanica perché. Quando sento parlare di accelerazionismo non può che venirmi in mente la concezione genoniana dell'accelerazione, il fiume, la corrente della storia che diventa sempre più impetuoso trascinandosi dietro tutti i detriti accumulati eh, nel ciclo cosmico. E a questo riguardo il concetto di accelerazionismo eh, va di pari passo nella visione genoniana al cosiddetto regno della quantità. Cioè ehm, Genon prese come esempio la figura del triangolo equilatero. Eh, in cui eh, la, la, la vetta del triangolo è il momento iniziale aurorale del ciclo cosmico e man mano che si va avanti, man mano che il tempo eh, passa in maniera sempre più impetuosa, come questo fiume della storia, eh, lui vede l'umanità dell'ultima fase come la base del triangolo equilatero, cioè la dimensione unicamente orizzontale eh, che lui associa al cosiddetto uomo numero. A me viene in mente l'uomo massa di... Eh, Oseo Ortega e Gassé per dire eh, ma mi vengono in mente appunto anche gli altri autori che abbiamo già menzionato stasera, il discorso è questa dimensione completamente orizzontale dell'uomo numero, dell'uomo dato e dell'uomo macchina è strettamente interconnessa eh, a mh, a questi potentati, possiamo dire così, a questi gruppi di potere che, comunque, ehm, a mio parere, poi adesso chiedo cosa ne pensi tu: eh, mh, riescono a capire le implicazioni, le conseguenze, diciamo così, psichiche e animiche che andranno a svilupparsi poi sulla collettività. Eh, vedo che anche nei commenti qualcuno sottolineava come il metaverso eh, zuckemberghiano sia eh, come, come idea quella di ricreare una specie di piano astrale. Eh, unicamente digitalizzato, eh, e un, eh, un altro punto da aggiungere alla conversazione prima di lasciarti la parola, il discorso di Genon eh, del regno della quantità e dell'uomo numero e dell'uomo macchina era strettamente connesso secondo Genon a una cristallizzazione progressiva e sempre maggiore della realtà, una materializzazione sempre più continua, e quindi una cristallizzazione. Ora, questo può sembrare ehm, un in, in controsenso quando si parla di internet perché appunto è, è il luogo più delocalizzato per eccellenza quindi non ha una vera e propria dimensione materiale però pensiamo i nostri dati che inseriamo in internet vengono cristallizzati vengono salvati e, e quindi secondo me si può vedere anche da questo punto di vista il discorso eh, genoniano appunto sulla cristallizzazione il regno della quantità ai tempi ultimi ma guarda, a proposito dell'oceano, eh, c'è da sottolineare che sotto l'oceano scorre il 95% dell'infrastruttura di Internet, quindi l'infrastruttura fisica, e quel 95% è di proprietà degli, degli Stati Uniti, perché c'era un bel saggio di Luca Antonini anni fa che eh, diciamo, eh, parametrava le cybercontrade, cioè comunque tendenzialmente l'idea che in realtà Internet ha un aspetto anche fisico, materiale che è quello dell'infrastruttura che chiaramente anche da banalmente dei cavi, delle, delle vecchie LAN e via dicendo eh, e su quello chiaramente si appuntano poi le attenzioni del non solo diciamo a livello proprietario ma chiaramente anche di cyber warfare di cyber security per quanto riguarda poi la, la protezione delle infrastrutture sul metaverso e sulle implicazioni o meglio sul grado di consapevolezza che hanno i titani del digitale del, di quelle che sono le implicazioni spirituali e anim animiche che tu giustamente richiamavi. Allora, da un lato, uh, probabilmente lo stesso Zuckerberg, non so quanto consapevolmente, ma utilizzando il metaverso in realtà ha uh, riattualizzato qualcosa che già nella cultura digitale era stato ampiamente analizzato e decostruito. Perché il metaverso, per come poi tendenzialmente oggi noi lo, mh, lo conosciamo e che poi in una certa misura è anche una a forma di parodi parodizzazione di Second Life, poi che comunque abbiamo già sperimentato e visto, ma nasce eh, nel contesto del romanzo Snow Crash di Neil Stephenson, che è un bellissimo romanzo che ha, non è soltanto un romanzo post-Cyberpunk, quindi della seconda ondata del cyberpunk, ma che ha un fortissimo sostrato esoterico, perché poi tendenzialmente gran parte dei virus che gli hacker di questo, di questo romanzo utilizzano sono legati all'antica sapienza. Sumera, quindi il culto di Enki, di Eshera, eh, tanto che ad esempio questi incantesimi, che poi tendenzialmente erano dei controvirus che venivano utilizzati, c'erano anche delle droghe, prendevano il nome di Namshub, quindi incantesimo in uh, lingua sumera. Eh, quindi è evidente che in realtà probabilmente lo stesso Zagrebberg sta utilizzando qualcosa di cui non ha poi. La piena diciamo, consapevolezza, o meglio, non ha con, la consapevolezza fenomenologica di quelle che sono le implicazioni, tanto materiali quanto spirituali, di qualche cosa che invece era stato pensato con ben altra uh, caratura. La stessa Second Life era molto culturalmente legata al concetto di frontiera americana. Tanto che Second Life nasce all'interno della, uh, della community The Well, che è la prima grande community patrocinata da Howard Reingold, che è um, autore, peraltro, del libro The Village. Virtual community, eh, nella quale in realtà tendenzialmente c'era proprio il concetto di espansione di pioniere. Quindi il concetto dell'apprensione e della trasformazione contestualmente all'apprensione, che era un concetto anche tipicamente o comunque di una certa forma di pensiero libertarian eh, statunitense. La seconda ondata, diciamo, dei titani del digitale, mi sembra in realtà avere scarsa consapevolezza. Forse il Diciamo patron digitale più ehm, consapevole delle implicazioni potenzialmente esiziali di certe forme tecnologiche, è proprio lo stesso Elon Musk, perché comunque Elon Musk finanzia molte associazioni, molti centri studi di ricerca sulle eh, intelligenze artificiali etiche nel senso che comunque eh, nel 2014 c'è una dichiarazione di Elon Musk che disse come le intelligenze artificiali potenzialmente sono la forma più perfezionata per riuscire ad arrivare all'evocazione del demonio. E non, non lo intendeva in senso chiaramente positivo. Musk è sempre stato... Eh, ha avuto sempre un atteggiamento ambivalente nei confronti delle, delle intelligenze artificiali e di alcune forme radicali, diciamo, di tecnologia. Tanto che su Twitter, anni fa, fu uno dei primi a menzionare la sorta di esperimento logico mentale che io cito nel libro, che è quello del basilisco di roco. Eh, Musk su Twitter fece un tweet citando il basilisco di roco, quando in realtà quel, eh, quel gioco mentale non poteva nemmeno essere citato perché aveva portato al ban dal, dal sito su cui era stato formulato. Che è il l'ess wrong, una community digitale di eh, esperti di logica e di informatica. È un paradosso mentale quello del Basilisco di Rovo, fortemente diciamo, escatologico, fortemente legato al concetto della singolarità che abbiamo prima evocato nel suo, nella sua declinazione transumanista. Quindi, da questo punto di vista lui ha un'attenzione, diciamo, se non altro per l'idea di tenere in un Canone, se non altro, etico le intelligenze artificiali ed evitare che comunque ci sia un appoggiarsi eccessivo o comunque una forma di, diciamo, ehm, di parassitismo da parte delle stesse intelligenze eh, artificiali. Eh, io poi vedo anche delle, delle domande. Prego, e, dimmi pure che te la metto allora, allora, Vedo la soglia che chiede che cosa ne pensa l'ospite di gpt ecco. ma io in realtà. Eh, Credo che la tecnologia in realtà sia utilizzata in, uh, in maniera consapevole. Il problema è sempre il grado di consapevolezza che noi abbiamo o meno. Uh, chat GPT in realtà non, uh, non è né qualcosa di, di negativo né qualcosa di, di positivo. Il problema fondamentale è che uh, il narcisismo, che finisce per connotare anche la, la società contemporanea, non ti porta a un utilizzo di chat GPT, ma ti porta a un abuso. Se ti porta comunque tendenzialmente all'idea di volerci fare poesia, volerci scrivere una sceneggiatura, eh, a volere poi tendenzialmente far fare qualche cosa alla tecnologia che è qualcosa di tipicamente umano. Il che all'inizio può essere anche divertente. Il problema è che poi dopo c'è una sorta diciamo, di assuefazione, una sorta di eh, vampirismo da parte della stessa tecnologia, perché noi tendenzialmente, poi, affidandoci sempre alle ricerche, ai motori di ricerca e via dicendo, abbiamo. Molto spesso io lo vedo anche nel mondo accademico, cioè molto spesso la ricerca che una volta aveva una sua valenza veramente iniziatica nella difficoltà di reperire i testi, nel comunque interrogarsi, adesso con la tecnologia digitale, soprattutto con queste veramente biblioteche di Alessandria, che sono i grandi motori di ricerca. Tende ad impoverirsi quindi in realtà da quel punto di vista il, il discrimine è il grado di consapevolezza e l'utilizzo che noi ne facciamo. Non, non esiste, certo, a parte alcuni casi limite, ma non esiste uno strumento tecnologico che di suo sia necessariamente negativo. Dipende, però, chiaramente, certo, se io sto 30 ore di seguito a utilizzare un device tecnologico che può essere anche uno smartphone, è evidente che io ho un problema, ad esempio, di dipendenza. Non, ma il problema è sempre comunque il cercare di rimanere presenti a se stessi e questo è un dato, è un dato di fatto poi ecco, volevo no. ah sì, vai vai dire... prego se no vabbè, vedi... in, 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 in quest questa, questa, questa domanda che è interessante perché in realtà l'avevi la, accennato anche tu in, in apertura che Paolo Damiani che chiede se eh, la possibile chiusura ecco. della Silicon Valley Bank è un chiaro sintomo della decadenza di una certa visione, per così dire, californiana. Ma eh, in realtà le, mh, le crisi sistemiche bancarie eh, sono cicliche, ma quella che noi abbiamo già visto nel 2007-2008 con i mutui subprime eh, portò poi tendenzialmente a traslarsi dal sistema bancario i debiti sovrani, tanto che l'Unione Europea, qui diciamo parlo un po' più da, da giurista, però nel 2011 l'Unione Europea ha iniziato a rivedere la propria architettura di vigilanza bancaria creando i famosi tre pilastri dell'Unione bancaria. E il problema è che esattamente come la cosiddetta finanziarizzazione dell'economia non è finita con quella crisi che comunque fu oggettivamente epocale, ma in realtà è proseguita, esattamente come la globalizzazione non è finita con eh, il Covid. Questo, mh, questa crisi eh, è una crisi certamente molto pesante che porterà la stessa Silicon Valley a doversi riorganizzare, ma non è la fine della Silicon Valley, perché quando poi noi parliamo di qualcosa che è dematerializzato, non ha territorio, eh, si basa tendenzialmente su flussi cognitivi o flussi finanziari che non hanno sostanza. La crisi in realtà si manifesta dal punto, di, eh, dal punto di vista della realtà empirica di economia reale o comunque di politica reale, ma poi tendenzialmente ciò che non ha corpo tende molto più facilmente a leccare le proprie, le proprie ferite, anche perché da questo punto di vista eh, molto spesso questi fenomeni sono anche dei fenomeni speculativi, quindi, comunque, molti venture capitalist o comunque hedge fund che eh, vivono di speculazione finanziaria nel momento in cui crollano questo genere di banche riescono a capitalizzare a guadagnare in altra in altra maniera quindi molto probabilmente porterà a un riassetto poi in realtà per ora siamo ancora diciamo alle scaturigini prima di riuscire a capire se diventerà una crisi sistemica bancaria eh, ce ne vorrà ancora un, un po' però certamente la, Sirico, ma la Silicon Valley in realtà è, è mutata tantissime volte la Silicon Valley di oggi non è la Silicon Valley di dieci anni fa esattamente come non è la Silicon Valley quando venne coniato il, il termine, cioè la Silicon Valley nasce perché era la valle del silicio, era una valle di fabbriche dove materialmente venivano um, realizzati i transistor, poi è diventata una, almeno nell'iconografia poi in realtà non era veramente così, però nell'iconografia è diventata la valle di questi nerd che all'interno dei loro garage smanettavano creando device tecnologici e via dicendo. Poi è diventato un uh, impero, Joel Kotkin parla di the coming of the neo proprio in riferimento alle mh, piattaforme digitali della California, eh, che nei fatti si sono completamente dematerializzate e che hanno tantissimi interessi, anche interessi bancari. Amazon per lungo tempo poi è stato giuridicamente impedito, ma Amazon voleva diventare una banca. Amazon potrebbe diventare un'assicurazione perché Amazon a differenza delle grandissime compagnie assicurative detiene una mole di dati per cui non avrebbe nemmeno necessità di ricorrere alle scienze attuariali per le proprie previsioni di, eh, di rischio e da questo punto di vista chiaramente sbaraglierebbe il mercato, cioè queste o anche un motore di ricerca, Google Google conosce praticamente qualunque genere di cosa, dalla banca fino all'assicurazione, passando per l'alto burocrate che fa una ricerca su Google, magari anche una ricerca delicata. E quindi è evidente che questo uh, genere di, di piattaforme finiscono per avere un potere che non è immaginabile. Quindi le loro crisi sono, diciamo, le possono scalfire, è difficile immaginare che vengano uccise loro, è molto più facile che muoia uno Stato da questo punto di vista, diciamo. Allora, io proseguo a leggere i commenti qua in chat visto sì. che ce ne sono diversi. Eh, questo mi sa, possiamo rispondere, veloce, cioè, puoi rispondere, sì, velocemente? No, no, in realtà no, perché Black Rock, è, in realtà è Black Rock Mountain, ma è la non città, che è questa sorta di agglomerato ricombinante che viene e quello creato. del sì, esatto. È la capitale, diciamo che poi è una città fittizia che viene, è la capitale del Burning Man che è questo, questo festival che si tiene nel, nel deserto del Nevada, che nasce però in California. E in realtà la BlackRock, la società appunto di, di hedge fund, di, eh, di economia finanziaria, no, non c'è un'attenzione tra le due cose. È curioso comunque il nome Black Rock anche sì, di, di sì, sacro, sì. di sacrale. Ah, no, sì, la, Black Rock Mountain, la in realtà nera. Nera, la cultura americana è molto importante come concetto. Black Rock o il, il cubo nero, anche la Mecca, Saturno. Insomma, Saturno, eh, sì, qua a sì. livello simbolico è un simbolo ricorrente. E appunto ritorniamo sul discorso di come certe organizzazioni, certi gruppi di potere comunque già dai nomi già dalle parole che usano come dicevi giustamente tu eh, sono comunque degli atti magici degli incantesimi l'utilizzo di una parola anziché un'altra o anche il burning man l'idea simbolica del burning man che è poi è identico a quella del bohemian groove a fare presente sì. eh, questo rituale con la cremazione di kerr la cremazione dell'arsione della preoccupazione eh, e questo burning man sembra una sorta di eh, uomo di vimini no? De, come quello del film The Wicker Man, eh, però eh, fa, fa scalpore che sia il festival, diciamo così, ufficiale del Silicon Valley, quindi eh, l'idea di questa pantomima carnevalesca in cui poi viene bruciato questo, questo Burning Man, appunto, che del nome del festival, a tuo parere può essere interpretato anche eh, a un livello sottile come una... Un anelito, una volontà quasi a bruciare l'essere umano, cioè l'essere umano per quanto essere umano, quindi volta a un, un superamento dell'essere umano in quanto umano proprio? Ma nasce senza ombra di dubbio con questo scopo perché il Burning Man nasce nel 1986 a San Francisco, quindi nel cuore della, della Bay Area in California, nasce come momento controculturale e poi inizia, diciamo, in una certa misura, a istituzionalizzarsi con il ricorso all'aiuto della Cacophony Society. La Cacophony Society è un collettivo californiano che si occupa anche di, di magia, di dadaismo, di, di performance art e sono costretti in realtà poi ad andare nel deserto perché molto proseicamente la polizia, li aveva cacciati impedendo loro di celebrare una celebrazione appunto, con il rogo del, dell'uomo di fascine di, di Vimini alto tre metri che avveniva generalmente sulle spiagge di San Francisco fuori da San Francisco. Furono costretti chiaramente a spostarsi, eh, ma il mh, rituale è esattamente quello, cioè nel senso che venne ripreso esattamente da questa idea del superamento del, dell'essere dell umano. E non è un caso che sin dalla sua nascita, il Burning Man ha un fortissimo sostrato tecnologico. Logico, perché il Burning Man è sempre legato a questa forma diciamo di eh, deriva tecno-sciamanica, un po' tra sospeso tra appunto The Wicker Man che tu citavi e Mad Max, perché poi mm -hmm. l'estetica tendenzialmente è anche, è anche quella. Mm, e non è un caso che il primo doodle di Google sia stato quello del Burning Man, perché comunque eh, gli amministratori delegati di, di Google, con gran parte dei loro sviluppatori e programmatori, parteciparono al Burning Man e chiusero Google per una settimana avvertendo tutti attraverso la il doodle che venne pubblicato sulla pagina di Google, che loro stanno smobilitando ed andando nel, nel deserto. E mh, secondo alcuni, in realtà sono delle, delle voci accreditate, in realtà che vengono citate anche all'interno di libri che ripercorrono la storia di Google, eh, gran parte degli amministratori delegati di Google sono stati scelti proprio perché a differenza di altri che erano stati auditi, eh, i cui curricula, diciamo, erano stati valutati, eh, avevano partecipato al Burning Man. il Burning Man, in una certa misura, io lo definisco l'infrastruttura esoculturale della Silicon Valley, perché ha comunque ha avuto un'importanza um, un primaria nello strutturare questa sorta di patchwork meta-religioso, diciamo, perché poi tendenzialmente anche qui c'è un aspetto. Ricombinante esattamente come Black Rock City è una città che non esiste, ma viene costruita diciamo per questa settimana e poi viene smobilitata, viene fatta a pezzi. E lo stesso vale per il sentimento religioso che viene, viene prodotto. È una sorta di religiosità do-it-yourself punk viene viene realizzata sul momento, mai uguale a se stessa chiaramente. E mh, attraverso questi poi oggettivamente sono dei rituali, perché sono dei rituali che avvengono nel, nel deserto. Prima in realtà erano più rituali, cioè nel senso poi chiaramente spettacolarizzazione commercializzazione hanno reso il Burning Man un momento festivaliero. Quindi anche diciamo, questi gli spettacoli, eh, da quelli pirotecnici agli scontri di macchine biomeccaniche e via dicendo, sono diventati sempre più coreografici ma uh, inizialmente c'era una sostanza oggettivamente molto più rituale sottesa alla, proprio alla nascita, all'origine e allo sviluppo del Man. Sì, una sorta di Woodstock postmoderno praticamente sì. che sì. No, inquadra quelle prospettive, ehm, non so come definire, comunque psichedeliche, eh, volte a trovare qualcosa che vada oltre l'umano, però in, questo, eh, in questa nuova forma appunto come sottolinei. te è strettamente connesso alla tecnologia, all'alta tecnologia e anche mi sembra se non ricordo male il fatto che il Burning Man ehm, non, non c'è proprio un posto, si va nel deserto si monta tutto e poi alla fine si brucia tutto e, e si va via anche non si può fare niente non si perfettamente... può fare niente è un'immagine che secondo me perfettamente va di pari passo, quella della de 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 localizzazione, come abbiamo detto, eh, e anche di un certo nomadismo digitale, possiamo chiamarlo. Il eh, discorso che appunto quello che, che sta sotteso al termine digital native, cioè nativo digitale, le persone non si riconoscono più come eh, soggetti di uno stato, di una famiglia, eccetera. O di una comunità, ma appunto della comunità liquida, del web. E a questo riguardo, questo è un piccolo, um, eh, un piccolo inciso che faccio io perché è un tema che tu non tratti nel libro. però trovo che sia interessante quando si parla di festival come il Burning Man, come Woodstock. Eh, e il fatto che quando si parla di umanità liquida, ecco con questo termine eh, di Bauman, che appunto può essere letto in tantissime maniere. Eh, ragionavo su questo termine a livello fisico, a livello proprio meramente materiale, nei festival, sia religiosi che musicali, eccetera, effettivamente l'individuo eh, viene ridotto a un livello così atomizzato così massificato che quando eh, il dato è quando ci sono sette persone per metro quadro, l'individuo non, non può più agire fisicamente come vuole, ma agisce come liquido. Cioè, l'essere umano in una massa agisce come liquido proprio l'intelligenza collettiva eh. i propri spostamenti, ora il mio discorso è non può decidere i propri spostamenti, i propri movimenti fisici, ma questo può valere anche un livello mentale o psichico da un punto di vista più sottile. Ma tu consideri che anni fa praticamente si ritenne il Burning Man così importante che gli sviluppatori di Microsoft decisero di mappare il genoma culturale dello stesso Burning Man. Quindi una sorta diciamo, di tipizzazione di quella che era una sorta di intelligenza collettiva, perché poi tendenzialmente attraverso la connessione tra tutti questi individui l'idea era quella della creazione di una sorta di organismo spirituale unico, quindi una sorta diciamo, di massa indistinta che è poi è un concetto molto simile a quello di intelligenza collettiva formulato da Pierre Lévy, che fa per la maggiore chiaramente anche perché molto spesso lo sentiamo uh, punteggiare anche il dibattito politico, visto che alcuni movimenti politici si richiamano diciamo, in maniera assai discutibile e superficiale, ma se non altro si richiamano al concetto diciamo, di intelligenza eh, collettiva o la mente ad alveare, che è stata quella formulata da Kevin Kelly, che è comunque un grande studioso del digitale, c'è questa idea di un collettivismo di ritorno molto più suadente del collettivismo storico, perché poi tendenzialmente... È un collettivismo controculturale che sdilinuisce completamente il portato individuale all'interno di una massa indistinta nel nome di un presunto fine superiore ed ulteriore, che sia esso ideologico sia spirituale. Ed è quello che oggettivamente ormai avviene perché mh, chiunque abbia partecipato al Burning Man eh, rimane estremamente colpito dalla. Iperburocratizzazione dello stesso Burning Man. Il Burning Man ha una miriade di regole che non possono essere violate, che vengono uh, riprodotte all'interno del cosiddetto codice MOP. Che è un, un acronimo che tendenzialmente sta per l'idea del fatto che nessuno dovrebbe essere semplicemente uno spettatore passivo, ma tutti dovrebbero contribuire a creare o dare qualche idea, nessuno può lasciarsi nulla dietro. Quindi, è quella tu, quell'aspetto che tu giustamente prima richiamavi. Quindi, sul fatto che comunque ciò che è il deserto deve rimanere deserto, e quindi c'è l'idea chiaramente anche della impermanenza e della natura ontologicamente transeunte dell'essere umano che comunque viene poi tendenzialmente. Inglobato nel deserto. Io nel libro, da questo punto di vista, richiamo un grandissimo, complessissimo romanzo che è Dahlgren di Samuel Delaney, che mh, praticamente richiama la, la storia di questa città-organismo, una città-organismo vivente che tendenzialmente finisce per fagocitare fino a far scomparire tutti gli esseri umani, la città di Bellona il Burning Man è la città diciamo di Black Rock City che è questo agglomerato ricombinante che non esiste e che viene poi alla fine smantellato dopo gli otto giorni di festival è quanto di più simile a Bellona esiste e Bellona era una città assolutamente mh, collettivizzante tanto addirittura da far scomparire gli esseri umani all'interno del suo ventre un ventre mh, caotico confuso, sporco completamente privo di, diciamo di, di, di regole e soprattutto di spiritualità percorso da bande eh, anarcoidi, e via dicendo, quindi, da questo punto di vista, io assolutamente ritengo che ci sia un problema nella declinazione del canone di liquidità, che tu giustamente richiamavi prima la liquidità come completa forma di sradicamento, come forma totale diciamo di despiritualizzazione anche del, dell'individuo e di sua completa massificazione. Poi all'interno di, di dispositivi che possono essere commerciali o posti ideologici, diciamo così. Allora, Leggo brevemente questo intervento che trovo molto puntuale. L'umanità liquida del web ricorda come idee in effetti l'impero talassocratico statunitense che controlla in effetti i cavi sottomarini. Questo è un rimando a Schmidt, penso, quello dell'impero sì. talassocratico eh, strettamente connesso agli Stati Uniti. Effettivamente sì, anche spazialmente, geograficamente ha senso questa osservazione, però adesso mi vorrei concentrare soprattutto su questo punto che ha eh, sottolineato il nostro spettatore Telema. E, ehm, secondo il nostro ospite, lui chiede, gli attacchi degli ultimi anni contro Meta legati all'abuso dei dati per la profilazione senza il consenso potrebbero essere forme di attacco magico tra i gregori diversi? E, leggendoti questa domanda, io ho in mente alcuni punti del tuo libro. Eh, mi viene in mente il concetto di iperstizione, mi viene in mente la magia dei meme, mi viene in mente il discorso che tu hai fatto con riguardo alla situazione elettorale statunitense quando vinse Trump. Eh, ora, quindi, approfittando di questa puntuale domanda, io ti chiederei, appunto, oltre che rispondere a, questa, eh, a questo interrogativo, eh, di mettere in risalto i, i punti di contatto che ci sono. In questa magia dei meme fondata sul concetto di iperstizione, eh, e eh, rimandi più appunto esoterici, come quelli alla tele, appunto di Crowley, di, oppure alla um, Chaos Magic di Osman Spero, di Kenneth Grant, insomma, a tuo piacimento? Diciamo che mh, quando noi parliamo di digitale e magia, chiaramente ci sono due, due livelli, due livelli distinti. Ce uno che è più superficiale che molto spesso utilizza Lemmi o comunque sapienza magica per motivi di marketing o anche semplicemente perché è qualcosa che viene ritenuto trasgressivo o controculturale. Anche questo atteggiamento, però, in realtà non è mai del tutto neutro chiaramente. Perché poi, eh, come per quello che ho detto prima sulle metafore, quando noi facciamo delle scelte di campo semantico, finiamo per ricadere chiaramente all'interno di, di una scelta, sopportandone i costi e eventualmente anche i benefici. E poi, però, c'è un livello intrinseco molto più. Peculiare, molto più uh, particolare, all'interno del quale in realtà c'è una oggettiva sapienza magica. Cioè, da questo punto di vista, la California, che io prima citavo, prima, è comunque un uh, paese con una propria tradizione esoterica, non da poco, perché al di là di Diciamo della meditazione trascendentale, del corporate buddhism, del, dello Zen filtrato attraverso la Big Generation. Ma eh, in realtà, l'oto di, di Crowley nel, uh, in California o figure come Jack Parsons. Uh, hanno avuto un vasto seguito. Eh, il Tempio di Set di Aquino nasce chiaramente per partenogenesi e per scissione della Chiesa di Satana ed entrambi chiaramente eh, hanno origine in California. In un tribunale di San Francisco negli anni Ottanta c'è stata una delle prime cause che hanno visto protagonista l'Oto proprio perché è una causa civile per la definizione giudiziaria di chi dovesse esserne il vertice, quindi in realtà si era passati diciamo, dall'esoterico al giuridico, ma ehm, anche questo è piuttosto significativo, il fatto che sia avvenuto esattamente in, eh, in California. Quindi in realtà poi il concetto di aggregore, tra l'altro anche questo richiama, se uno ci pensa bene, il concetto di intelligenza collettiva o anche la no sono quindi sono dei concetti che, alla fine, per essersi ibridati tra di loro, è evidente che non, eh, nulla è mai veramente casuale da questo punto di vista. Potremmo veramente richiamare la sincronicità junghiana. Quindi è evidente che non tutti, chiaramente, i grandi fautori del digitale, non tutti gli sviluppatori, non tutti i programmatori, non tutti i venture capitalist che comunque si sono più o meno interessati direttamente al, al digitale, ma è chiaro che alcuni di loro hanno modellato un discorso che è sostanzialmente magico. Quindi non episodico o didascaricamente magico. L'iperstizione che tu prima citavi è che è un altro dei concetti formulati da, da Nick Land che poi tendenzialmente è una sorta di uh, super sigillo, o meglio, una sorta di meta sigillo che è stato poi formulato anche da un grande fumettista come Grant Morrison, che poi è anche un Chaos Magician. È un altro aspetto, chiaramente, che noi molto, con cui molto spesso ci confrontiamo, magari in maniera inconscia, ma che qualcuno ha formulato, cioè lo troviamo all'interno dei dispositivi diciamo, di produzione culturale, quali sono i meme. Noi dal 2016 in poi con la presidenza Trump, o meglio con la campagna elettorale che ha portato poi all'epoca alla vittoria di Trump e all'elezione ah, al presidente degli Stati Uniti, abbiamo avuto una circolazione dei meme che sono diventati a tutti gli effetti un surrogato del discorso e del dibattito politico ma in generale sono diventati dei veicoli di trasmissione della cultura a partire dalle teorizzazioni diciamo, sulla trasmissione della cultura formulate da Dawkins che è poi tendenzialmente il padre del concetto stesso di meme che hanno eh, iniziato a formulare e a incidere sul reale sulla società, sulle nostre menti, sulla nostra psiche in maniera sempre più pervasiva e in maniera sempre più capillare fino a un po' di tempo fa noi eravamo abituati a pensare al meme come una simpatica vignetta ma in realtà il meme ha ormai sostituito la Chiesa, ha sostituito un manifesto politico, la sezione del partito, esattamente come l'hashtag, si discute dal punto di vista giuridico se l'hashtag possa essere riconosciuto come una formazione sociale eh, tutelata costituzionalmente. Questo chiaramente vale anche in termini religiosi. Perché poi, alla fine, nel momento in cui noi carichiamo di energia un determinato sigillo, sia anche questo un meme, e lo facciamo circolare, noi stiamo utilizzando in maniera chiaramente collettiva la nostra stessa volontà per incidere sul reale, per modificarlo o per attrarlo a noi. E questo è quello che oggettivamente è avvenuto. Poi, ripeto, in alcuni casi in maniera pop, magari, perché comunque era divertente questo genere di idea in altri casi in maniera molto più, in maniera molto più consapevole e, al di là poi diciamo degli aspetti sulla campagna elettorale esoterica, la battaglia esoterica diciamo per la presidenza Trump e via dicendo ma ci sono stati dei sottotesti che sono legati ad esempio alla linguistica, alla semantica alla manipolazione per fini elettorali che avevano delle oggettive radici magiche molto spesso e mh, non ci dimentichiamo che Crowley, ad esempio, è stato uno dei primi ad aver snudato la fallibilità del sistema mediatico insieme a Fernando Pessoa con l'affare della bocca dell'inferno, che è stato uno sì, dei... Esatto, che è stato in una certa misura un proto-meme ed è stata una manipolazione per fini individuali diciamo del sistema mediatico, perché Crowley per un anno fece finta di essere morto con l'aiuto di Pessoa e di amici, amici e di giornalisti amici di, di Pessoa e fu la più clamorosa manipolazione del sistema mediatico che combinò goliardia da un lato e magia. Quindi è evidente che in realtà potremmo anche dire che nulla di nuovo sotto il sole, perché in realtà già Crowley l'aveva l'aveva dimostrato eh, e eh, da questo punto di vista posso citare chiaramente anche Austin Osman-Sperr. Austin Osman-Sperr è in una certa misura il padre nobile della commissione tra digitale ed alta tecnologia e eh, chiaramente occultismo. Perché comunque, soprattutto la sua teorizzazione dei sigilli è quanto di più utilizzato da quella che poi è la più scientifica tra tutte le forme di magia, quella è la Chaos Magic, perché la Chaos Magic, tra l'altro, prende muto al suo nome dalla teoria del caos, perché tendenzialmente tra gli anni 60 e gli anni 70 viene formulata la teoria matematica del caos. Da, da Lawrence e eh, subito dopo in realtà nasce anche la magia del caos e non è un caso che gran parte tendenzialmente dei Chaos magician abbiano alle spalle dei percorsi di ricercatori accademici in hard science perché comunque da Peter J. Carroll a Ramsey Dux parliamo di biologi, chimici, matematici puri perché Lionel Snell è un uh, laureato in matematica pura a Cambridge, uh, anche un postdoc, e, e lo stesso Peter J. Carroll ha più volte dichiarato che in realtà uno dei fini della Chaos Magic è quello di darsi il uh, più razionale e scientista dei travestimenti possibili. Non è un caso che se uno riprende Cyber Magic di, di Carroll dentro ci trova le equazioni, tendenzialmente anche la strutturazione dei cinque uni della Chaos Magic è basata molto spesso anche su, eh, su algoritmi e via dicendo, ma... Ribadisco, eh, anche il Lib 777, che è un libro di corrispondenza, il libro di Crowley, è un libro che se uno lo vede bene ha, al di là dell'aspetto numerologico, essendo un libro di corrispondenza, una sorta di andamento algoritmico, perché tende a sviluppare una serie di corrispondenze di connessioni tra dottrine, numeri, simboli e via dicendo, che tendenzialmente è quanto decenni dopo viene fatto anche da un algoritmo. Sono d'accordissimo. Ecco un altro punto che, di cui ti volevo chiedere, visto che stiamo parlando di autori come Sper, come Grant, eh, tu hai già menzionato il fatto del, dell'evocazione dei Loa, di questi spiriti del, del culto voodoo, e, e la connessione che potrebbe sembrare paradossale, però come spieghi tu bene nel libro, non lo è affatto. Eh, il discorso. La domanda, come te la volevo mettere giù, riguarda eh, Lovecraft, di cui oggi ricorre l'anniversario di morte, l'86 anniversario di morte, eh, anniversario di morte eh, essendo morto nel 1937. Lovecraft, paradossalmente, da una parte sembra un anticipatore di eh, certe tematiche estreme, che appunto poi riprende mm, Kenneth Grant, riprende un altro autore di questo genere per unire quindi la magia del caos all'alta all tecnologia, però dall'altra. Fu eh, uno dei più eh, si potrebbe forse paragonare addirittura a Spengler anche perché l'aveva letto e, e l'aveva citato. Lo citava spesso nelle lettere ai, ai suoi corrispondenti intimi. La visione di Lovecraft sul mondo delle macchine, l'impero della tecnologia era completamente pessimistica. Eh, paradossalmente, Kenneth Grant e altri autori eh, riprendono in toto il pensiero di Lovecraft, però quasi. Eh, come, come un crogiolamento in questa dimensione oscura, pericolosa, eh, esiziale, come tu l'hai definita precedentemente. Eh, paradossalmente, Lovecraft fu molto conservatore nel dire attenzione, perché la macchina non si può sostituire all'essere umano. C'è un momento in cui eh, quando. c'è un momento in cui l'essere umano ha sempre più bisogno della macchina e la macchina ha sempre meno bisogno dell'uomo. E questa è la commistione che fa forse più paura eh, nelle, nelle tematiche, nel. Eh, no, che abbiamo trattato stasera eh, da, da un punto di vista eh, la macchina che prende sempre più potere sul, sull'umanità, sull'essere umano in quanto tale, quindi abbiamo già parlato delle intelligenze artificiali eh, e tra l'altro io mi ricordo una lettera, mi sembra del 29 di Lovecraft in cui eh, descrisse alla perfezione come nel 2000 l'umanità sarebbe stata formata da una una casta molto piccola del 5% massimo eh, delle, degli abitanti della Terra che avrebbero dominato tutti gli altri con le armi della tecnologia. Eh, il restante 95% sarebbe eh, il ragionamento è molto simile a quello di autori che abbia già menzionato come Genon sarebbe sempre stato più ottimizzato e macchinizzato. Eh, e quindi diventa completamente intercambiabile per il sistema. Ora, io trovo veramente curioso che autori come Kenneth Grant abbiano ripreso tutta l'impostazione di pensiero Lovecraftiana, anche ben sciato, dal punto di vista più estremo, però eh, ne hanno creato no, del, degli ambienti, dei culti magici. Eh, di segno opposto si potrebbe dire, sì, appunto: di... gran, gran parte degli occultisti che si sono confrontati con Lovecraft poi tendenzialmente ne hanno rovesciato poi il portato. Perché uno dei casi più eclatanti è quello del gnostico di Bertio, perché poi tendenzialmente è un culto. Tipicamente Lovecraftiano. Ma anche in quel caso, diciamo che comunque c'è un rovesciamento di segni e di senso rispetto poi al portato sostanziale del sistema filosofico dello stesso, dello stesso Lovecraft. Ma eh, sì, Grant fece, fa la stessa, la stessa cosa quando, ad esempio, apre il suo saggio su, su Sper citando il concetto di si nascondono negli interstizi o, mm. vi, o vivono sì. tra di loro. In realtà, poi anche da quel punto di vista c'è un rovesciamento del della lezione di Lovecraft, ma questo in realtà è storicamente avvenuto anche perché da un lato le figure archetipiche create da, da Lovecraft eh, sono talmente cosmogonicamente eh, intense da poter essere lette chiaramente in varia, varia misura, quindi eh, diciamo innestate all'interno di culti come quello draconiano di, di Grant e via dicendo, ha una, ha una sua coerenza filologica che venga letto in, um, in quel modo. Chiaramente è un Lovecraft di Grant, in quel caso, esattamente come un Lovecraft certo. di Berthio, eh, piuttosto che un Lovecraft di Lovecraft. Poi, per carità, nel senso che un autore non necessariamente deve, deve essere letto in maniera. Ortodossa, però certamente potrebbe essere una china anche piuttosto pericolosa, darne una lettura completamente travisata rispetto a quello che poi dopo erano anche le preoccupazioni di, di Lovecraft, che comunque poi alla fine eh, scrive, anche, diciamo, contraddicendosi, spesso come naturale sulla natura dell'uomo. No? Prima lo vede come incidente, quasi del, mm -hmm. de, 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 diciamo, del creato, poi in realtà però lo rimette al centro del creato stesso. Quindi, da questo punto di vista c'è un ripensamento che è un ripensamento filosofico non, non banale. Non da poco questo aspetto, magari in alcune dottrine esoteriche che si servono di archetipi eh, sviluppati da Lovecraft, lo troviamo un pochino di meno. Diciamo guarda, mi viene in mente adesso, per quanto riguarda Lovecraft, eh, c'è una visione in, nel racconto, di Arda Totep eh, il discorso, che questo agente del caos che appunto Lovecraft riconosce. Indiana Totep, questo grande antico, è legato in modo indissolubile alla, te alla tecnologia, viene resita all'utilizzo sì. no, che fa della tecnologia a scopo illusionistico eh, e per far precipitare l'umanità nel caos più assoluto. Ora, probabilmente Lovecraft non fu il primo a mettere in risalto questo punto, mi viene in mente anche Ernest Theodore Hoffman, dell'uomo della sabbia, in cui eh, il mago sabbiolino, l'uomo della sabbia, questa entità demoniaca, per così dire... Cos'è cos che fa capire al protagonista che lo fa impazzire? Gli fa capire la natura meccanica dell'essere umano. Eh, C'è un libro molto bello di. adesso non mi ricordo l'autore, però che sottolinea come tra eh, 700 e 800 in una prima fase e poi ancora di più tra 800 e 900. Eh, c'è una sorta di fuga del, dell'essere umano, soprattutto del, degli intellettuali, diciamo così, dei letterati, dal romanticismo. E questa fuga dal romanticismo è causata appunto dal, dall'avvento del regno delle macchine e anche quindi dal, ehm, dalla messa in dubbio, diciamo così, dell'individuo di non essere anche lui una macchina. Questo è un tema che poi riprende Ligotti, Thomas Ligotti, sì. nella cospirazione contro la razza umana. Secondo cui l'orrore massimo che può sperimentare un individuo è vedersi eh, come è fatto realmente, cioè secondo lui come una marionetta, come un robot, quindi ehm, suscettibile, diciamo così, di azioni eh, di, di cui lui non è veramente il, colui che decide, eh, di scelte che lui non, non fa veramente. Quindi direi, la no? dell'uomo-macchina da questi autori del Fantastico viene per lo più vista in maniera molto sinistra, in maniera molto... È Ma questo, questo, secondo me, in realtà è spiegabile per il fatto che comunque la, la tecnologia, soprattutto l'alta tecnologia, tende ad essere una sorta di, diciamo, di specchio, è uno specchio dell'uomo e dell'anima umano. Quindi, ci mette davanti ai nostri limiti, ci mette davanti spesso ad aspetti che noi stessi non conosciamo di noi stessi, io prima parlavo diciamo, della profilazione del fatto che molto spesso la, una piattaforma digitale, Amazon e qualunque altro, diciamo grande piattaforma digitale ha una memoria storica di noi stessi molto superiore, una conoscenza superiore di noi piuttosto che quella che noi possiamo diciamo, maturare in termini di autocoscienza e di autoconsapevolezza. Perché quella macchina eh, ci vede eh, da fuori ma con tutti i nostri stessi dati, con una mole che molto spesso noi abbiamo dimenticato di avere. E quindi da questo punto di vista riesce ad entrarci dentro. E a renderci edotti e consapevoli di cose che molto spesso noi avremmo preferito magari anche ignorare, al di là dell'aspetto proprio della, diciamo, della potenziale manipolazione e dell'entrarci dentro per farci fare cose che magari noi non vorremmo fare, molto spesso ci mette esattamente uno specchio davanti a qualche cosa, di un, nostro, un aspetto del nostro spirito, del nostro essere che noi non preferiremmo ignorare. E non è un caso, ribadisco, che proprio tra l'800 e il 900 alta tecnologia, irruzione della tecnologia nello sviluppo sociale vada di pari passo con il ritorno di dottrine magiche, mistiche e via dicendo, perché comunque al di là dell'esoterismo gran parte dei pensatori che si sono poi confrontati con quello che è stato il pensiero della crisi ehm, ma lo, stesso, lo stesso Freud che formula il concetto di perturbante Luneimlich, ma eh, da quel punto di vista non a caso è anche una, eh, una teoria post cibernetica formulata poi negli anni 70 da Masahiro Mori, che era un, uh, uno scienziato giapponese che si confronta con il senso di paura che noi abbiamo quando ci uh, rapportiamo alla tecnologia avanzata, soprattutto quando questa tecnologia avanzata ha fattezze umanoidi. Eh, lui aveva formulato questa sorta di grafico uh, cartesiano che è la valle della paura, quindi l'Ancani Valley, tra l'altro visto che tutto si, si collega e anche The Valley of Fear è una delle opere più significative nere di Austin Osman Sperra, scritta in un, dipinta in uno dei eh, massimi periodi di depressione di Sperr, dopo il fallimento di Golden Hind e di alcuni suoi uh, progetti. Masairo Mori sviluppa su grafico cartesiano il grado di eh, paura e di raccapriccio che l'essere umano sperimenta quando ha contatto con entità mostruose. E eh, si rese conto che il grado massimo di paura sperimentato dalle persone a cui aveva diciamo, sottoposto, che ha utilizzato in questi esperimenti di, di laboratorio, il grado massimo di paura era sperimentato non con mostri o d'altro. Ma dal confronto con androidi umanoidi, cioè quando eh, l'essere umano si trova di fronte a qualcosa che era del tutto uguale all'uomo, ma aveva percezione appunto di non essere uomo, sperimentava questo perturbante, che era un perturbante assoluto da questo punto di vista. E quindi a me non ha diciamo, mai sorpreso il fatto che vadano di pari passo, tanto diciamo, questo senso abissale di angoscia esistenziale. Eh, tu richiamavi bene Ligotti, che appunto, in quel fondamentale saggio, ha, non dico che arrivi diciamo, ad estremi di, di luddismo ma ha una visione cri estremamente critica dello sviluppo tecnologico, che tende poi non solo all'inaridimento, ma all'istupidimento dell'essere dell umano, perché poi tendenzialmente diventa una sorta di amorevole placenta che però ti rende stupido e totalmente privo del tuo senso dello stare al mondo, che poi sia anche appunto il soffrire, come nel caso de del pessimismo e del nichilismo radicale. Una considerazione molto simile l'ha fatta Eugene Tucker, chiaramente, tra le scene di questo, nel suo volume, tra le scene di questo mondo, che poi è il, uno dei romanzi che rappresentano l'epitome di True Detective di Nicky Pizzolatto, poi tendenzialmente. E, e anche, anche Tucker fa uno sviluppo, quando parla di Carnachi, che era questo indagatore dell'occulto, eh, forgiato dalla penna di Hobson. Anche lì in realtà c'è la tecnologia che viene vista come un elemento demonico tendenzialmente, l'irruzione di questo elemento demonico che scompagina la quiete e l'armonia. Lì addirittura si parla di pentacoli elettrici, quindi una sorta diciamo, di commistione, di imbricazione tra questi due distinti piani, che poi sono piani differenti, ma poi non del tutto distinti dal punto di vista eontologico e funzionale. E parlando di Uncanny Valley, visto che l'hai nominata... Mi viene in mente il tema delle bambole reborn, che avrei presente anche tu, sì, eh, sì. che a mio parere è uno dei più esplicativi, che fa capire meglio come, ehm, basando la propria vita psichica su un oggetto del genere, è come se si trasferisse delle energie molto scure e represse su un oggetto esterno. Eh, si può ovviamente fare un discorso più ampio che non riguarda semplicemente l'oggetto materiale in sé, la bambola in sé, ma proprio per esempio eh, adesso mh, ho addirittura visto che hanno creato dei programmi tipo intelligenza artificiale tipo Chat JP, però con delle finte persone che ti danno delle attenzioni sentimentali o sessuali e addirittura eh, è un fenomeno sempre maggiore con ehm, giovani. Eh, che eh, addirittura si connettono a questo tipo di intelligenza artificiale per provare, è molto simile il discorso della bambola reborn eh, cioè una donna che ha subito un trauma o che non può avere figli compra questa bambola identica fatta benissimo che sembra un bambino vero eh, però è... c'è un'oscurità terribile dietro tutto quanto allo stesso modo l'intelligenza artificiale che si trasforma in persone finte con cui l'individuo entra in contatto e addirittura poi non ne può più fare a meno Sempre un discorso no, che si collega a quello di Lovecraft, noi non possiamo più fare a meno della macchina, della tecnologia, e allora ne saremo sempre più aspirati quasi in un senso no, quasi infernale, possiamo dire così, una dannazione. Sì, sì, guarda, io mh, qualche anno fa mi sono occupato per mh, Civiltà delle Macchine di Leonardo di eh, questo collettivo impazzimento che era avvenuto tra il Giappone e la Cina per uh, una intelligenza artificiale dalle fattezze di Ragazza, una sorta di mm. idolo di Aidoro di K-pop, e con milioni di giovani che si erano innamorati con persone che avevano minacciato il suicidio eh, se non l'avessero potuta incontrare e stavamo parlando appunto di un'intelligenza artificiale. Quindi, in realtà, con persone che avevano devoluto diciamo la loro sfera sentimentale al rapporto con questa eh, intelligenza artificiale. Da questo punto di vista, la tecnologia inizia ad essere tanto l'alfa quanto l'omega della vita, perché si va dal sesso, o meglio, dalla sublimazione dei sentimenti uh -huh. alla possibilità di avere un figlio artificiale o comunque di avere una relazione sentimentale fino alla permanenza della morte, perché in realtà poi eh, c'è un altro. Grande tema che è quello, comunque, della permanenza della memoria dell'individuo attraverso l'utilizzo della tecnologia. Quindi, da questo punto di vista, sembra una sorta di rievocazione della psicofonia di Rodiv, perché poi, eh, ad esempio, Microsoft nel 2020 ha praticamente brevettato una sorta di chatbot che, attraverso l'utilizzo di dati del passato, di figure del passato, che possono essere un qualunque cittadino oppure possono essere personaggi storici, eh, riproduce la voce, o comunque riproduce la possibilità di collocare. Con una persona che è morta si sì, ah, infatti esattamente... non ottavano adesso in salto, appunto. Esa, per... Esatto, esatto, esatto. E quello che, quello che è avvenuto, cioè, que... ma anche la polisi di molti social quando una persona muore e mm -hmm. la pagina Facebook diventa tendenzialmente una sorta di altare votivo che comunque eterna la memoria di quella persona. Il punto è che mh, eterna la memoria di quella persona, ma in una certa misura rende impossibile. Il lutto, cioè lo cristallizza, lo digitalizza e dall'altro lato chiaramente costringe moltissime persone a confrontarsi continuamente con la permanenza di quel, di quel dato che è comunque la scomparsa di una persona, di una persona cara. Ma noi questo aspetto l'abbiamo visto e vissuto nella maniera più drammatica in due anni di pandemia, quando in realtà diciamo, tutte le relazioni umane e sociali si sono uh, digitalmente rarefatte. Questo, un dato di fatto e molto spesso ad esempio anche le persone che in corsia in terapia intensiva stavano morendo potevano vedere i loro cari soltanto attraverso lo schermo di un tablet o di, un, di uno smartphone che è quanto di più asettico possa esistere e in una certa misura anche di devastante perché voglio dire basta ripercorrere un qualunque studio da quelli fondamentali di De Martino in poi sull'importanza del lutto all'interno della formazione di un dato culturale, per poi, dopo comunque, tendenzialmente doverci confrontare con l'inaridimento di questo senso. E quindi, da questo punto di vista, credo che oggettivamente sia qualche cosa di, di drammatico su cui probabilmente soprattutto questo aspetto della morte ma anche quello diciamo relazionale e affettivo non ci si è interrogati molto cioè da questo punto di vista in realtà credo che ecco, torniamo alla singolarità qui c'è stata un'accelerazione evidentemente per cui si è scavalcata quella che è la capacità dell'essere umano forse di riuscire a metabolizzare razionalmente questi aspetti che sono così radicalmente impattanti poi alla fine sulla, sullo sviluppo psichico emotivo della persona stessa, cioè mh, se noi riflettiamo su quello che potrò, ci interroghiamo su quello che potranno essere le future generazioni native digitali soprattutto in questo ambito eh, per cui sarà la normalità magari quella dell'interazione dialogica ed emotiva con un essere eh, non, non reale non umano eh, probabilmente stiamo andando verso un modello di società che potrebbe essere oggettivamente preoccupante senza ombra di dubbio anche questo tema che tu hai menzionato adesso questo dell'ossessione dello sfuggire alla morte in qualche senso anche con questi profili su Facebook in memoria ma proprio anche a filoni del transumanesimo come la criogenetica mi sembra si chiami eh, tutti oppure mh, nominavi tu prima il lavaggio del sangue per eh, rimanere giovani in eterno anche questo è totalmente contro iniziatico e contro tradizionale cioè da un punto di vista realmente sacrale L'essere umano può sublimarsi e sopravvivere al decesso fisico solo con le azioni e, e nella memoria, giustamente, non eh, in maniera fisica, in maniera meccanica, come appunto addirittura si arrivano a teorizzare l'unione tra uomo e macchina, quindi sostituzione di organi con eh, organi meccanici, con eh, qua veramente si va. Mh, eh, secondo me, nei piani più melmosi e più oscuri, eh, giustamente come il discorso che abbiamo fatto con Lovecraft, paradossalmente anche con eh, Osman Sper. Si potrebbe fare, c'è cioè, Osman Sper che era così, incentrava la sua visione del mondo sugli atavismi, quindi una, dei, delle particolarità pre-umane che l'uomo portava dentro di sé. Qui paradossalmente è il contrario, cioè l'uomo non porta ancora dentro di sé la macchina, l'uomo-macchina che dovrà superare l'umano, però ci si affida ciecamente, quindi non c'è più una ricerca nel pozzo dell'interiorità, eh, no, in, in quello che per le società tradizionali è eh, quello che Junger poi chiamava il, il fondo originario, termine bellissimo secondo me, anzi c'è proprio il contrario, una tensione eh, sempre più accelerata verso qualcosa che non c'è e che comunque non c'è naturalmente nell'essere umano. Quindi, un superamento dell'essere umano con tutte le sue debolezze, quindi la morte, la tristezza. Eh, ovviamente, qua il discorso si potrebbe ampliare anche all'uso eh, dei farmaci, della medicina, e come poi si può connettere tutto a livello di ehm, controllo autoritario tecnologico da parte degli, organi degli organismi governativi e anche sovranazionali quindi i punti del discorso sono sempre diversi però eh, il mio parere è che se c'è qualcosa di realmente diabolico e demoniaco eh, non, eh, non bisogna aspettare di trovare proprio non so, il pentacolo o cose del genere ma proprio la visione del mondo che sta dietro a, a questi filoni di pensiero eh, è proprio inquietante nel suo essere senza bisogno di, di chiamarsi a simboli per forza esoterici o per forza diabolici per così dire sì io ribadisco è una forma di una forma di collettivismo cioè nel senso che io ho sempre ritenuto, ad esempio, Ossinus Masper la negazione di questo sistema, perché Ossinus Smasper eh, ha comunque formulato una disciplina magica che è del tutto individuale. Tra l'altro, cioè, uno dei punti di rottura tra lui e Crowley è stata anche quella proprio dell'idea di un gruppo magico, o comunque di una istituzionalizzazione del culto, del culto magico. In realtà, anche da questo punto di vista, chiaramente, con lo stesso Grant, diciamo, il culto di Zoschia in realtà è un po' più un volo pindarico. De, de, di, di Grant piuttosto che una teorizzazione reale di, di Sper. Sper, peraltro, era un artista, cioè l'artista comunque si può utilizzare chiaramente anche la tecnologia, ma non soggiace mai del tutto in maniera passiva alla tecnologia, alla tecnologia stessa. Non a caso persona schiva da appartata che comunque ha condotto una propria vita attraverso diciamo, la conoscenza di se stesso. E questo è quello che molto spesso eh, manca nel senso che uh, l'introspezione, lo stare in margine, uh, il riuscire a comprendere davvero noi stessi con uh, la tecnologia noi siamo sempre protagonisti in apparenza, in maniera narcisistica, in maniera edonistica eh, siamo attori, abbiamo l'idea di poter collocare con premi Nobel, c'è cioè una sorta di orizzontalità diffusa per cui possiamo ah, dire di tutto, in, possiamo pensare, abbiamo l'illusione, ci crogioliamo nell'illusione di poter parlare da, da pari a pari con chiunque. E non è un caso poi alla fine che la modernità tecnologica abbia poi prodotto diciamo, dei movimenti politici secondo cui Uh, chiaramente uno vale uno diciamo così perché questo poi è l'ascito della, della contemporaneità e l'ascito della tecnologia la stessa democrazia digitale uh, Carl Schmitt nel 1928 preconizzò tutti i drammi della cosiddetta computercrazia. Siamo nel 1928. Con straordinaria preveggenza, veramente quasi magica, Schmidt iniziò a riflettere su quanto il, la tecnologia, che all'epoca chiaramente era colta in nuce nel suo sviluppo embrionale, Avrebbe però poi danneggiato il dibattito, il discorso politico e tendenzialmente la società nel suo stesso sviluppo. Che è un concetto che poi molti anni dopo riprende lo stesso Norberto Bobbio, nel Futuro della Democrazia, che infatti non a caso cita, cita Schmidt, perché la tecnologia da questo punto di vista, ripeto, eh, è neutra di suo. Il problema è quando iniziamo a farne ideologia, quindi smette di essere uno strumento, un tool che è asetticamente neutro e che dipende poi dall'utilizzo che ne viene trasfuso all'interno dall'utilizzatore e in realtà cominciamo a vedere la tecnologia come soggetto, non più come oggetto, ma iniziamo a farne ideologia o spiritualità. Ed è qualcosa chiaramente di prettamente tellurico, qualcosa di prettamente demonico volendo, senza chiaramente dover vedere un pentacolo rovesciato fiammeggiante oh. sopra. Quello può essere segnaleticamente gustoso per alcuni, ma in realtà non c'è bisogno. Cioè, è, è deteriore l'idea stessa che è sottesa, anche, ripeto, a quello che secondo me. È un esasperato collettivismo, cioè il fatto che comunque ci sia un sistema con i dollari e via dicendo, ma comunque non, eh, non, non nega la possibilità di vederlo come una sorta di, eh, di volto semplicemente trasfigurato sotto l'insegna delle stelle e strisce, ma di quello che era il collettivismo sovietico dall'altro lato, perché poi tendenzialmente, ribadisco, si parla sempre di condizione umana, cioè di massa mai di singoli individui. Poi, per carità, c'è cioè il, il singolo venture capitalist, c'è cioè il grande sviluppatore del digitale che si cura da solo, che cerca di invecchiare sempre il meno possibile, via dicendo. In alcuni casi in realtà finanziano anche in maniera commendevole la ricerca contro il cancro, via dicendo, perché in realtà gran parte di queste, di queste ricerche nascono anche da episodi individuali, tipo la morte del padre di uno dei, dei vertici di, di Google, però poi alla fine vengono l'ombra di queste... Sperimentazione di queste ricerche viene proiettata sull'universo mondo e sull'umanità nel suo complesso, cioè non c'è mai un percorso veramente individuale. Una volta il mago, l'alchimista erano figure che stavano appartate, esattamente come Sper. Oggi, al contrario, devono stare su un palco e devono pontificare di condizione umana, che è in realtà, secondo me, anche la, la negazione di qualunque tradizione di sapere iniziatico, poi alla fine. Va bene, grazie tantissimo de della conversazione che abbiamo avuto. Eh, non so se vuoi aggiungere qualcosa in chiusura. Eh, mi sembra di aver letto più o meno tutte le domande che ci hanno posto in chat. Ricor ricordo nuovamente il titolo del libro che abbiamo presentato stasera: Il Trono Oscuro del nostro ospite, Andrea Piranzoni, Magia, potere e tecnologia nel mondo contemporaneo pubblicato di recente dalla Lewis University Press. Quindi ti lascio questo ultimo spazio per eh, aggiungere, nel caso tu volessi qualcosa, per salutare il nostro pubblico, eh, io che ne ti... approfitto anche io per ringraziare per averci seguito così a lungo e con questo interesse così numerosi. Io ti ringrazio molto per l'ospitalità e ringrazio chiaramente anche tutte le persone che hanno seguito la, la diretta eh, che è molto molto apprezzata anche le domande e le interazioni e mh, volevo dire che a breve chiaramente ci saranno altre novità editoriali una riguarda proprio il Trono Oscuro perché in realtà il libro, il libro sta andando molto bene dal punto di vista che è prettamente commerciale stiamo pensando non a una mera ristampa ma in realtà tu hai saltato mi sa mi senti Andrea? Vabbè, per fortuna abbiamo finito per tempo di questo problema. Allora ringrazio nuovamente il nostro ospite che è stato con noi stasera. Ringrazio voi tutti che ci avete seguito e vi saluto lasciandovi con il teaser del.